Le parole con le quali mi descriverei sono antiborghese, anticonformista, trasversale. Io da piccola volevo fare il magistrato, non ho mai voluto fare l'attrice. Non mi travestivo, non inscenavo teatrini e gli altri mi dovevano guardare, anzi io più sparivo meglio era, cioè non ho mai avuto questo desiderio. C'è qualcosa di magistrato in me quando studio i personaggi, perché io mi concentro sulle loro relazioni sociali. Quando ho una sceneggiatura, un copione, parte istintivamente da questo tipo di ragionamento. Non è mai che cosa sta provando il personaggio, il sentimento. Come fa il metodo Stanislavski, che è interessantissimo per certe cose, ma per certe altre no. Il mio metodo è questo, è molto concreto. La nostra tradizione è una tradizione di commedia dell'arte, no? Quindi c'è una fisicità dell'attore molto forte in Italia, questo sì. E questo è il nostro patrimonio. Io già sto parlando con la bocca, questa è proprio Italia, no? Io che parlo con la bocca così, che si muove tanto, gesticolo. Mio padre è di Cremona e mia madre è di Napoli. Prima di essere italiana io sono napoletana, è ovvio. Non è folklore, non è colore, è qualcosa di più profondo. E la mia identità la trovo nel luogo in cui sono nata e nel luogo in cui vivo. E per un attore l'identità è tutto. Un attore ha un rapporto veramente importante con la lingua. Quindi è interessante anche avere questa fortuna, questo tesoro di possedere due lingue, che è il napoletano e l'italiano, perché il napoletano è qualcosa che ha a che fare con un cordone ombelicale, un istinto che arriva prima ancora proprio che parte il pensiero. E poi l'altro tesoro è l'italiano. La lingua italiana è colore, è come l'Italia, è un misto di tante cose diverse che però sono accomunate da questa grande nonna, mettiamola così, sempre giovane, che ti dà tante possibilità. Però poi dice, fai tu. Quello che non ti dà, ti impone di cercartelo da solo.